Per la Notte Europea dei Ricercatori, edizione 2020, il Dipartimento di Bioscienze dell'Università di Bari celebra la scienza al femminile intervistando quattro testimonial d'eccellenza che hanno accettato l'invito a raccontarsi in questa giornata. Chi o cosa ti ha spinto a seguire la strada della ricerca in queste discipline STEM? Sono appassionata di ricerca da che mi ricordo. Sicuramente un ruolo fondamentale è stato nella mia famiglia, i miei genitori hanno sempre supportato questa mia aspirazione, però sicuramente se proprio mi guardo indietro, una tappa fondamentale è stato un incontro con la mia docente di biologia alla scuola superiore che mi ha trasmesso o comunque mi ha consentito di mettere a fuoco che questa era una parte importante, un'aspirazione reale della mia e volevo fare la biologa, l'ho deciso abbastanza. Ritieni che effettivamente la disparità di genere in ambito scientifico sia ancora un problema, una questione da attenzionare? Allora, dunque, la mia esperienza, come vi ho detto, è stata divisa a metà tra un percorso negli studi della biologia, nel quale diciamo, la parità è tra frequentanti o studenti, ricercatori, docenti, tra uomini e donne, mi sembrava abbastanza equilibrata, insomma. Tuttavia, dal momento in cui ho fatto il dottorato in biotecnologie della riproduzione, io sono entrata in un percorso di formazione che apparteneva ai corsi della medicina veterinaria e lì veramente, per dirvi, il rapporto, ho vinto nell'anno in cui c'erano 5 posti, erano 4 uomini e una donna, ero l'unica e ho vissuto tutto il mio periodo di dottorato sempre soltanto lavorando in un ambiente completamente costituito da uomini. Nel corso di questi 35 anni, anche per me sono passati 35 anni dall'inizio, sicuramente la situazione si è sovvertita in quell'ambiente come in altri. Oggi è una studentessa che vorrebbe iniziare un percorso in un ambito scientifico. Qual è il consiglio più importante che ti senti? Bisogna cercare di conciliare, però essere coscienti delle difficoltà di conciliare questi compiti, certamente farsi aiutare, avere interlocutori, maestri, colleghi, essere in un network, cercare anche di pensare che le scelte non sono irreversibili, questo io lo dico sempre in genere a un giovane, almeno sino a un certo punto non sono irreversibili e questo dà sempre la possibilità di poter evolvere e secondo me è importante perché noi siamo spesso confrontati a dei giovani che hanno difficoltà a scegliere, soprattutto in momenti in cui il mercato del lavoro è saturo, eccetera. E nel momento in cui poi si intraprendono scelte rischiose come la ricerca, bisogna essere ancora più coscienti e anche perseguire la qualità, perché poi la qualità in qualche modo, anche se non sempre la meritocrazia vince, però ti salva alla fine. Ecco, dare questo messaggio. Parati bene e studia continuamente. Questo dello studio, secondo me, sono i consigli che diamo anche agli studenti interni o alle studentesse, perché sono donne che fanno con noi una parte del loro percorso. Quindi studia continuamente e preparati. Fai del momento dell'università veramente un bagaglio di formazione. Poi scegli con attenzione, maestri, io uso come Elena questa parola, forse maestri e colleghi oltre che compagni ma anche dottorandi, cioè pari, no? Con molta attenzione, secondo me prediligendo la loro generosità nel vivere e la loro onestà, qualità fondamentali di chi ci accompagna.